In 2015, during a meeting in San Vito di Cadore, Italy, we asked poetess Chandra Livia Candiani to define the meaning of several words according to her sensibility. This valuable personal vocabulary became an excuse for a learning activity with students of Italian as a second or foreign language. These students collaborated on drafting the subtitles. L'età è un mistero. Quando ero bambina e anche ragazza pensavo che sarei arrivata al massimo a 30 anni. Sento che l'infanzia e la vecchiaia sono due età in cui finalmente possiamo lasciare andare il controllo della mente, lasciarci un po' sbriciolare dalla vita e dire un po' le cose come ci vengono, e anche c'è meno tensione ad arrivare a qualcosa, c'è più amore per il percorso che non per la meta, c'è una lentezza nuova che mi accompagna e che mi fa ammirare sempre di più gli infiniti microcosmi da cui siamo circondati più che le grandi cose. E anche mi sembra che ho dentro una grande curiosità per la morte. È come una grande avventura che mi aspetta, è un appuntamento d'amore con me stessa di cui mi sono sempre sentita un po' intimidita. Pensavo, no, sono troppo piccola per morire. E adesso quasi quasi sono abbastanza grande per conoscere la morte e mi sembra una bellissima avventura. Radici è una parola antica ed è una parola vegetale. Il nostro pianeta è al 99,07% di massa biologica vegetale. Eppure noi ci crediamo così importanti, invece questi grandi esseri verdi stanno fermi centinaia di anni negli stessi posti e chissà cosa vivono, cosa vedono di noi, cosa percepiscono del mondo questi giganti. Le mie radici sono in parte russe e in parte italiane e anche stanno nella follia e stanno nella poesia. Molte delle mie radici appartengono alle parole. Le parole per me sono il verso degli esseri umani, come per gli asini il raglio. Ho sperato tanto nelle parole e ho bussato tanto dentro le parole e ho anche spalancato le parole, ho anche fracassato le parole, accarezzato le parole. Le parole o la parola è in via d'estinzione e penso che dovremmo svegliarci e accorgercene che tra le tante cose del nostro pianeta che stanno morendo ci sono anche le parole e averne tanta cura. Coltivare una vera passione per le parole che ancora possono raggiungere l'altro. Le parole sono il ponte tra io e tu, e spesso servono invece a dividere. E vorrei leggerti delle poesie dei miei bambini a scuola sulle parole. Spesso sono bambini migranti che hanno lasciato una lingua e non hanno ancora trovato la successiva, l'italiano. Questo è Hui Ming, cinese. Le parole sono come i fucili, il lancio dei dadi, la campanella che suona, il passero che canta.
Le parole sembrano le calamite che si respingono. E questo è Mark, 8 anni, filippino. Sassi fanno troppo rumore e puoi lanciarli, però puoi fare male e devi stare attento quando li tiri. Come sassi sono le parole. Io, dice una mia poesia, e tanti, e vorrei dirla tutta, questa poesia. E dice, io e tanti, e c'è chi crolla e chi veglia, chi innaffia i fiori e chi beve troppo, chi dà sepoltura e chi ruggisce. C'è un bambino estirpato e una danzatrice infaticabile. C'è massacro e ci sono ossa che tornano luce. Qualcuno spezzetta immagini in un mortaio. Una sarta cuce un petto nuovo, ampio, che accolga la notte, il piombo. Ci sono parole ossute e una via del senso e una deriva. C'è un postino sotto gli alberi, riposa, e c'è la ragione che conta i respiri e non bastano a fare tempio. C'è il macellaio e c'è un bambino disossato. C'è il coglitore di belle nuvole e lo scolaro che nomina e non tocca. C'è il dormiente e c'è l'insonne che lo sveglia a scossoni con furore di belva giovane affamata di sembianze. Ci sono tutti i tuoi amati e quelli spintonati via. Ci sono i noi cuciti di lacrime e labbra riconoscenti. Ci sono inchini a braccia spalancate e maledizioni bestemmiate in faccia al mondo. Ci sono tutti, tutti quanti, non in fila e nemmeno in cerchio, ma mescolati come farina e acqua nel gesto caldo che fa il pane. Io è un abbraccio. La poesia per me è una non specialità, non sapere niente di speciale, non sapere granché, ma un immergersi nel non lo so, un ricevere le parole come arrivassero da una grande bocca misteriosa e farsi tutto orecchi. Diceva Paul Celan, la poesia è un dono fatto agli attenti. Un dono che implica destino. E io sento una grande gratitudine perché la poesia è venuta a trovarmi quando avevo 10 anni e spero che non mi abbandonerà mai, perché è la mia religione, cioè è quella cosa che mi lega alla vita e che mi lega anche a tutti gli invisibili, soprattutto ai bambini che non vengono visti né ascoltati, che grazie alla poesia possono trovare una lingua madre. E la poesia è la lingua di chi non sa parlare. Io mangio spesso da sola, mi guardo attorno, vedo le pentole e dico buongiorno pentole, ma come va? E prima o poi so che entreranno in una poesia. Vorrei che le parole più comuni entrassero nelle poesie perché se lo meritano, soprattutto le parole che riguardano gli oggetti che sono i nostri consorti. Grazie oggetti. Casa per me è ovunque io senta tana, e cioè un posto dove le persone hanno fatto una scelta di non violenza. Sono rari i luoghi in cui mi sento a casa, spesso non sono a casa mia,
perché è un condominio e io sono una pugile di condominio. Nel senso che è diverso nelle città come Milano, dove vivo io, le persone delicate o fragili hanno spesso una vita difficile nei condomini. E casa è dove ci sono persone che sanno comunicare, casa è dove c'è un gatto, forse anche un cane, dove ci sono degli alberi, dove c'è la possibilità di dormire senza essere troppo in pericolo. E vorrei dire che penso che un diritto importantissimo che dimentichiamo è il diritto al sonno. Ci sono tantissimi bambini che non possono dormire perché vivono in climi di grande violenza. Casa è dove si può dormire. La notte per me non è l'altra faccia del giorno, è una presenza. La notte è stata, quando ero bambina, la mia grande battaglia per restare di me e non sbriciolarmi. Quando tengo i seminari alle scuole elementari ai bambini, non ho all'inizio riconosciuto subito i bambini rom, perché vengono da etnie tante, diverse, e quindi non avevano tutti ovviamente gli stessi tratti, ma si ripetevano in alcuni bambini i temi legati alla notte. E quando l'ho scoperto, ho interrogato una maestra e lei mi ha detto: per forza sono rom, vivono all'aperto. E avevano la mia stessa percezione della notte come di un grande animale, come di una grande presenza e non solo dell'assenza di luce o dei cambi di luce o di una dimensione diversa, ma qualcosa di più. La luna è legata per me alla notte e in India si chiama Chandra, che è anche uno dei miei nomi, ed è un nome sia maschile che femminile. Chandra è il principe della luna, ma nello stesso tempo è il principio femminile. E la luna mi sembra la signora della notte e anche la sua compassione, la compassione che la notte può avere di noi e quindi darci questo filo di luce per contemplare meglio e riflettere sul buio profondo che c'è dentro di noi. C'è una frase che amo molto di Victor Hugo, che diceva che la contemplazione è saper guardare il buio così a fondo fino a vedere la luce. La luce mi sembra qualcosa che non ha opposti. Come la notte non è il contrario del giorno, la luce non è il contrario del buio, ci sono luci nere. Nella notte ci sono grandi luci, ci sono grandi comprensioni. E la luce mi sembra anche quel qualcosa che attraversa tutto il nostro mondo in un modo discreto, un po' come il silenzio. A me piace, per esempio, assaporare i diversi tipi di silenzio, come anche osservare i diversi tipi di luce, come al nord è più bianca, al sud più gialla, o cambia durante il cambio delle stagioni o anche nei cambi delle ore. E la luce è anche quello che all'interno ci dà una direzione nello smarrimento, e quando sentiamo che c'è una parola o un viso o un'emozione che pulsa, come pulsa la luce. Thank you.
definizione di maestri che amo di più è quella di un mio maestro, che si chiama Jamunindo, è un monaco della tradizione buddista Theravada, e lui dice: il maestro è colui che ti fa scoprire che non hai nessun bisogno di un maestro e che il maestro sei tu. Ed è un lungo percorso arrivare ad essere maestri di se stessi, e quando inizi a capire che cambiare vuol dire diventare profondamente te stessa, adottare tutte le tue parti, anche le più scomode, dare il permesso di soggiorno a tutti gli io che sei, e allora diventi maestro di te. I più grandi maestri per me vengono non dal regno umano, sono stati tanti animali, molti alberi, la luna, la notte e alcuni esseri umani, che però adesso cerco di misurare nel loro limite. Penso che un grande dono che si può fare a un maestro o una maestra è accoglierli nella limitatezza del loro sapere e non pretendere qualcosa di più, e scoprire anche che ci sono momenti in cui è molto importante dire addio a un maestro o una maestra e continuare da soli vacillando. La connessione è quella che ho cercato tutta la vita e che gli animali mi hanno dato a piene mani, e anche gli alberi nel loro modo più discreto e silenzioso e anche più pudico. Ecco, gli esseri umani ho fatto tanta fatica a trovarla e è arrivata attraverso il silenzio, attraverso la meditazione silenziosa, il poter stare giorni, settimane, anche mesi insieme ad altri esseri umani senza parlarsi. Si diventa così sottili nell'ascolto che hai sete e qualcuno ti allunga il bicchiere esattamente in quel momento. E ho letto tempo fa che questa è la cerimonia del tè, offrire il tè al maestro nel momento esatto in cui ha sete. Mappa è una parola che mi sta a cuore perché io sono cresciuta senza mappe, perché vengo da una famiglia di pazzi in senso proprio letterale, clinico. La mia mamma era malata di mente e quindi non mi ha dato mappe, se non delle mappe così vaghe, larghe, anche molto vacillanti, per cui ho dovuto farmi fin da bambina delle mappe tutte mie. Per esempio a scuola c'erano cose che non capivo e non capivo perché dovessero essere così, come per esempio 1 + 1 che faceva 2. Mi sembrava che 1 + 1 e un altro, non poteva mai fare 2. E poi ho trovato la mappa che era chiedere alla mamma: ma mamma, è una cosa fissa quella? E lei diceva: sì, è fissa. E allora io accoglievo che 1 + 1 si doveva dire la parola 2. E così è stato tanto la mia relazione molto scomoda tra gli esseri umani. Questa assenza di mappe me la porto tuttora come una difficoltà molto grande. Per esempio, quando dicono le persone: come stai? A me sembra una frase così commovente e mi fermerei delle ore per rispondergli, e poi capisco che invece è un qualcosa per reintrodursi e poi passare ad altro.
Non so leggere le cartine, ma mi so orientare con gli alberi, per esempio, oppure certi colori, certe luci, ho anche scoperto ultimamente in città dove mi oriento poco, che se immagino i percorsi per via aerea, allora mi oriento benissimo. Fermarsi è una grande arte, è un'arte umile, è quella di intuire quando siamo stanchi o quando abbiamo bisogno di camminare piano piano verso noi stessi e non più verso qualcos'altro o qualcun altro. Fermarsi e ascoltare il battito delle cose. Sentire il silenzio, le sue sfumature. Noi viviamo in un universo che non finisce e che sta tuttora espandendosi e facciamo finta di niente. Forse fermarsi aiuta un po' di più ad ammettere che siamo dentro a una grande stranezza. Special thanks to all the learners who collaborated in drafting the subtitles, first completing an accurate transcription of the audio in Italian, and then translating and adapting it into English. You will see them in a second. Io sento una grande gratitudine and I am very grateful perché la poesia è venuta a trovarmi. Because poetry found me. A hidden plecca is nearby me. A plecca va è tasteful. Prawie 99,7% wszystkiego, co jest, jest pochodzenia roślinnego. Ma com'è difficile questo, è strano, però. E tenían la misma percepción de la noche que yo tenía, como si fuera un gran animal o una gran presencia.
J'ai été à la recherche de la connexion toute ma vie et j'ai beaucoup appris des animaux et des arbres. Thank you.